Era il 1963, quando Hannah Arendt, filosofa, ebrea tedesca, allieva di Heidegger, dava alle stampe il suo libro, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, dopo essere stata l'inviata del giornale New Yorker a Gerusalemme, dove si teneva lo storico processo ad Adolf Eichmann. Il pensiero dell'Arendt è sotto molti aspetti rivoluzionario, tanto che ad alcune comunità ebraiche sembra quasi offensivo. Il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n'erano tanti, e che questi tanti non erano né perversi né sadici, ma bensì erano e sono tuttora terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme. Un pensiero ancora oggi oggetto di discussioni ed approfondimenti, che descrive l'architetto dell'Olocausto, così venne soprannominato Eichmann, come un uomo assolutamente mediocre, ordinario, quasi insignificante, non intelligente né particolarmente malvagio, ma sorprendentemente privo di dialogo con la propria coscienza. Secondo l'Arendt, il male non è mostruoso, non è demoniaco, dietro di esso non vi è nessuna profondità, ma solo il nulla. Esso non può essere radicale, in quanto del tutto privo di radici, ma solo estremo, assoluto, non riconducibile a misura umana. Il male è privo di pensiero, di ragione, e non è espressione della persona, ma completa negazione di essa, ed è compiuto da volontari inconsapevoli, persone che rifiutano di pensare. Ecco, il male è assenza di pensiero, assenza di quel dialogo che l'anima intrattiene con se stessa, ed Eichmann è risultato essere lo specchio dell'assoluta banalità del male, in quanto privo di pensiero, di anima, di essere. L'idea di fondo inquietante e spiazzante, che tanto ha fatto discutere se non indignare intellettuali ebrei e non, non è quindi che tra di noi si nascondano dei mostri, ma che tutti, a seconda delle circostanze, possiamo diventarlo. Un'idea che più che indignarci dovrebbe avviare ciascuno di noi verso una stagione fatta di domande nuove, assai più importanti delle risposte banali e rassicuranti di cui troppo spesso ci accontentiamo. Una buona domanda è molto meglio di tante risposte.